Cari in corso, serviti degli angeli che ritieni più opportuno. Sta di fatto che praticamente c'è una richiesta di un intervento chirurgico su un polo, esatto, della mano destra, vero? Esatto. Quindi tu devi creare l'anestesia e l'analgesia, in questo caso sufficiente per far sì che l'operazione avvenga come se fosse una passeggiata, quindi senza dolore, ma con piacere. Il movimento, il toccamento o qualsiasi cosa che farà il medico sarà registrato a te come piacere. Accetti questo negoziato? Sì. Può partire da questo momento? Sì. Adesso ti metterà seduta e lui cadrà in uno stato di sonno, quasi di svenimento. Serve una poltrona dove si deve mettere seduto? Qua, no? Dove si metterà lui? Qua? In capo chiedo lo sdoganamento. Bene. Dove si mette? Qua con la mano lui? Sì. Allora metti seduto, appoggia la mano e lasciati andare adesso. Non ti preoccupare, ho detto tutto. Aspettavo. Ecco, lasciati andare. Potete dare un cuscino a lui? Qualcosa? No, non ha importanza. Qualcosa dove si può appoggiare anche lui, sì. Che bello cuscino che c'è lì? No. Arrivo a me. Ah, ok. Va bene, ma sta bene così. Credo che sta bene così. Facciamo così. Ok. Lascia andare che avviene, si prepari lo stato. Quando sarà tutto pronto, mi batterai questa mano sul tavolo. E procediamo. Grazie a tutti per le condizioni affinché il fenomeno possa avvenire. Nel frattempo ci mettiamo la musica sotto il mondo. Interessante, sì. Ci sta bene. Ma anche la poltrona per portare il sangue. Senza farlo, sì. È già passata. Sì, è così che succede. Hai visto? Vedi un po'. Che bello, che positivo. La respirazione, respira dopo me. Che aria è pulita.
non c'è sanguinamento. Vedo, vedo che c'è sanguinamento, e questo è il tanossi. Eh sì. E questo è il tanossi, bravo. Tant'è vero che alcune volte si prendi anche niente, qui avremo un risultato senza sanguinamento. Si ha una vasocostrizione periferica in questo caso, data dalla condizione. Adesso non parliamo più di questo. Vabbè, vediamo di fare una cosa. Non ho una pinzetta. C'è? Prendo la pinzetta. L'unica che puoi tirare via è questo. Allora, fammi. Se no puoi tagliare. Fai così. Quindi. No, è nuovo. La pelle è durissima. Ecco, tu fai così, mamma. Ti dirò che cosa luce. Riesci qua a guardare. Un po' sollevato appena appena. Ormai siamo alla chiusura, è perfetto. Non serve stare molto profondi, perché di solito cos'è questa verruca? È l'espressione la manifestazione del virus chiamato virus herpes simplex tipo 1. Il virus è giusto per didattica medica, è un puntino nero piccolissimo che io ho rimosso. La cosa che mi fa specie è che qui c'è un sanguinamento ridottissimo. Questo è l'effetto dell'ipnosi. Non sto usando, potrei benissimo usare quella che comunemente è chiamata polvere da sparo. Per dare subito la polmata. Cauterizzare, è la parola giusta. Ossido di ferro. Si può usare anche questa, l'hanno scoperta i marinai quando erano in barca, quando si ferivano. Non me lo fa sporco. Vabbè. Sto portando quelli per i punti. Dunque mi ha dato tre vari. Grazie. Non sono tutte uguali, sono sì. Qua. Okay. E la sciuturi? Sì, sì, gli diamo un po' di sutura. Guarda che c'è ancora attaccato il pezzettino. Vabbè, glielo rimettiamo dentro per la prossima volta, no? Vabbè, adesso si chiude. Adesso farà sbiglia. Thank you.
no, 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 scusa, l'asciugatina con le stavo facendo. Scusa, no, 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 tranquillo. E la sutura era per dimostrare, era che di solito fa male moltissimo anche la sutura, era sulle dita. Sì, tra l'altro sulle dita, quindi sono delle zone altamente innervate, le dita nella seconda falange, quindi siamo molto vicini alle terminazioni estreme. Ho fatto la sutura, si poteva fare in mille altri modi, con il laser, con l'elettrobisturi, ci sono altre tecniche molto... Diciamo che quando faccio questa pratica dell'asportazione di nevi, diversamente da molti medici estetici che non hanno molta dimestichezza con la microchirurgia, il risultato estetico, proprio perché faccio un taglio particolare che mi permetta una bella guarigione attraverso questo sanguinamento, di avere anche un risultato estetico dove non si forme, come ho visto in qualcuno che mi ha fatto vedere l'altro giorno, la cicatrice post chirurgica. Uno o una mi ha mostrato una cicatrice post chirurgica. Però tu stenditi perché ti vedo già bianco. Mettiti steso. Stai a testa in giù. No, no, stai a testa in giù. Stai a testa in giù perché ti vedo già bianco. Attenzione, quando faccio queste cose c'è gente che si sente... Ecco, il risultato estetico è migliore perché bisogna anche sapere fare il taglio e saper fare la chiusura in maniera tale che ci sia un buon compromesso tra, si chiamano incisure di scarico, tra vascolarizzazione, quindi fuoriuscita di sangue e, vabbè, qua sono sottigliezze della tecnica chirurgica e guarigione estetica. Ecco, noi abbiamo finito, adesso io in questo caso, Mirko, dietro di te c'è un cerotto, c'è un nel sacchetto Lisa, ecco, e c'è una scatola, noi mettiamo, ma questo non appartiene più all'ipnosi, comunque abbiamo finito, tirami fuori un puntino Elena, tu sei l'assistente. No, 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 fai così. È un cerotto. Grazie. Non ci sta. Ecco, prendimi uno di questi. E continui questo. Sì. Pochissime, se no si crea. Appoggio e basta. Bene, basta poco, ogni due giorni lui se la cambia. Proprio perché la mano viene a contatto con. Chi ha le dita può mettere un cerotto. Elena, sai, devi toglierti i guanti perché sennò no, forse te lo dice. No, sei un po' più alto perché l'ho fatta per lungo. Non stringerla troppo, vai prima in un lembo e poi in un altro. Ecco, si possono fare queste cose. Questa è microchirurgia, anche estetica, possono togliere le rughe, imperfezioni in giro per il corpo, anche i nei, e soprattutto quando si tolgono i nei non si crea la medicina del terrore, che è quella di dire bisogna fare la stadiazione, sì. Nel caso per esempio dell'avvocato che ha un neo dietro il collo, fare tutta la stadiazione e togliere tutti i linfonodi e fare la prescrizione della chemioterapia, perché si studia della serie la medicina dei protocolli, si studia che i nei prima o dopo degenerano. Nella diceria popolare il neo è chiamato anche noli metangere, non mi toccare, e i dermatologi amano creare lo spavento, però i dermatologi di per sé non fanno chirurgia o microchirurgia, quindi
creano questa medicina, purtroppo un po' di paura, senza dare la possibilità di far vedere che ci sono queste tecniche nuove che semplificano la vita. Ci sono l'ipnosi tradizionale classica, c'è l'ipnosi degli psicologi, e questa ipnosi, che a me personalmente piace moltissimo, che è l'ipnosi, chiamiamola analogica. L'onore al merito di chi l'ha scoperta, Stefano, resta e resterà per sempre, soprattutto perché ci permette, attraverso queste metodiche, faccio interventi molto invasivi dove, senza l'aiuto dell'analogista, ed ecco perché vorrei che l'analogista e il medico, il chirurgo, chi per esso, potessero lavorare insieme e integrare nel loro sforzo di conoscenza, proprio per portare, olistico vuol dire una medicina che lavora a 360 gradi, quindi integrare le conoscenze validissime della medicina che ho studiato con le conoscenze di chi ogni giorno si mette in discussione e studia e si appassiona e integra con queste cose che di per sé sono creative e integra queste cose. Tant'è vero che interventi chirurgici, nel mio caso, in bocca, Buongiorno. si è fatto tutto da solo, grazie. Come va? Bene, mi sono rilassato. Hai acquisito il potenziale per la passerata. Se posso dire, quando faccio questi interventi usando solo la tecnica del mano destra e mano sinistra, il paziente si sveglia, finisco l'intervento un paio d'ore e mi dice: Ma sentivo parlare, Ma sai che non hai alzato neanche un movimento così, niente. E ti tremo alto, è pallidissimo. Cosa Neanche quando hai chiuso il telefono. Il telefono a pochi centimetri. Ho chiuso il telefono. Mi è No, caduto il telefono. ah, ok. Che ho fatto anche rumore, eccetera. Sì, l'ho sentito, però non mi frega Grandissimo. Su YouTube è questo, eh? Sì, infatti l'abbiamo fatto per quel motivo. È la serie. Eccezionale. Oh, come on. Si può pulcare? Sì, certo. L'avete ripreso il mio? Aspetta un attimo. C'è il codice?